l'anno di Sellia. Vittima di no. Ventaglio di pietra gravitazionale. Blocco di pietra gravitazionale. Sono oggetti questi materiali, vero? Tra l'altro non ho esaminato il fior veleno. Cresce nei terreni putridi, mentre fiore che cresce sui terreni tossici. Fiore purpureo che sboccia nei cimiteri. Vabbè, cresce nelle catacombe. Uno spirito vi si annida vicino. Ok. Aiuto. Non è un materiale? Perché è così difficile? Perché allora, i maledetti menu verticali, questa cosa ha veramente da Dark Souls 1 quanto la odio. Sabaku piace un sacco, io non la sopporto. Troppo scomoda. Niente? Non riesco veramente a trovare questa cosa? Perdonatemi, cioè... Materiali di rinforzo, materiali da creazione. E non c'è. Ceneri. Strumenti. E non c'è. Ah, eccola! Ah! Raggiunge una magia... Racchiude una magia estremamente spaventosa. Esplosione... I desperati che vanno a caccia di queste schegge si fanno chiamare cantastelle. Diogine meteoritica. Sono ancora con lo scudino di merda comunque. Questi per fortuna con l'arma che ho. Però con calma, sì. Non so cosa sia stato che mi ha sparato. Oh merda. Cos'è quello schifo? No, no, no. Fatti fare il backstab. Minchia. È orribile, è orribile, è orribile, è orribile, 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 orribile. Però stavo prendendo così, è fattibile, è fattibile. Deve, che non... Sono senza scudo, non lo conosco. Ma secondo me gli faceva abbastanza danno. Sicuramente c'è... Ah, sono qua, proprio... Nemmeno un pensiero. Sei un figlio di puttana, però. Posso farti il backstab? Posso farti il backstab? Dio onnipotente! Quanti cazzo sono? Pietra forgiatura livello 5 fa intuire che non dovrei essere assolutamente qui. Posso evocare? Non posso evocare. Che palle questa cosa però. Sono bloccata! Sono bloccata! E vabbè. Mi sono bloccata nella... Schifo, questi mi sa che non glielo puoi fare il backstab. Dove glielo fai il backstab? Non ce l'hanno la schiena. Questi sono molesti. Questi sono molesti, però secondo me... Il problema è la mappa, non sono pericolosi tanto loro, sì. Ma è più che altro la conformazione della mappa a renderli molesti. Fatta apposta.
possibilmente magari non colpirmi, no? Pure tu. Se li ignoro. Tra l'altro non danno neanche tutti, sì. Anche esperienza. Frammento di scintipietra. Ah, ma quello proprio boss secco così? Ah no, ok. Attenzione. Dove siamo giunti? Dove ci siamo infilati? Intanto ho trovato il punto. Intanto sono riuscita a scappare. Scusate se è poco. Grasso marcescente. Devo andare qua. Devo prendermi la mappa di questo posto subito. Ma caspita, ci arrivo. Caspita di incubo è questo. Oh! Ma non sono traumatizzata come avrei dovuto, semplicemente perché ho avuto già un assaggio. Questa cosa quanto. Chiaramente non è il più pericoloso dei mostri questo. No, madonna che paura, come è morto male. Mi sono terrorizzata. Ok, lì c'è un altro luogo di grazia. Ah, quello è un cane satanico. Porca vacca, quanto sei duro. Non è niente. Sangue animale. Cenere di cane randagio marcescente. Palude di Ogna. Fermati alla capanna oltre la porta sud. Ah, quindi non era un luogo di grazia, tra l'altro. Questo è velenoso, sicuro, ovvio. Fermati alla capanna oltre la porta sud. Terribile come. Cioè. Immaginario, però quindi come faccio ad andare di là? Forse a qua non posso. Che la grazia mi guida all'altro lato, la grazia mi guida di qua. Solo io non posso salire. Non credo di poter salire, dovrei attraversare. Come faccio? Non si può. Almeno non da qui. Forse c'è un'uscita dall'altra parte di queste miniere, probabilmente. Sono importanti queste miniere. Vediamo. Vabbè, quello lo posso prendere pure un'altra volta. Sinceramente. Anche la musica
Oh no, quello è un granchio. Forse no, eh. No, forse non è un granchio. Cosa porca puttana è quello? No, era solo enorme, non aveva niente di speciale. Non si può mettere a fare così, no? E schiva lo schifo. Col potente platforming. No, 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 no. Ah, no, qua non è. Rovine della Via dei Saggi. Dovevo fare questa cosa. Dovevo fare questa cosa. Ah, beh, bottiglia di profumo, brache, guanti. Abito da viaggio da profumiera. Sì, leva sta bottiglia, leva sto schifo un secondo che qua. Non riesco a prenderlo da. Vabbè, faccio la cisata. Ah no, camminano sti pezzi di merda. Camminano gli infami. Dai, muori? Vabbè, sono fragili per fortuna. Cosa mi ha sputato? Ah, è stato quel bastardo che ha sputato. Porca vacca, il male. Senti, ma siete usciti? Sì. Allora andate a quel paese. Oh, attenzione! Attenzione! Ho trovato un bastone! Totally worth it! Totally worth it! Dove caspita sono? Devo farlo. Tu? Voglio vedere un'ultima volta la tua splendida lama che danza nella marcescenza scarlatta. Posto, buono, buono, vai, 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 sblocca tutto, sblocca tutto. Come se non ci fosse un domani. Questa è la classica cosa che fa negli open world. Inizia a correre come un pazzo intorno a minacce mortali per sbloccare teleport ovunque, no? Adoro, adoro. È una cosa che mi piace un sacco da fare per dire anche in. Sto facendo in Kingdom Come, no? Non è qua, devo andare decisamente. Beh, in Skyrim ovviamente, ma non solo. Ad esempio Kingdoms of Amalur anche. Che davvero? Ah! Ah, non posso proprio colpirlo. È fatto apposta. Figo. Questa è una terribile trappola. Questa è una terribile. L'ultima botta. Possibile. Fottuto.
Gio di Trina, ma veramente? Sto bordello per un giglio, per un fiore di merda. Oh, no, scusa. Tieni i materiali. Ah, foglia capillare. Ne avevo già trovata una. Terra di Carid. Terribile questo posto, ma dove c'è stato il combattimento fra la tizia Valchiria di cui non mi ricordo il nome? Chiaramente è qua. Proprio chiaramente è qua. Proprio chiaramente è qua. Oh, un mercante buono. Salve. Cosa mi venti? Dardo fiammante. Spallaccio del campione. Vantaggi della gravità. Posa inclinato, ricettore del guerriero nomade. 4.000? 4.000? Veramente? Vabbè, facciamo, lo facciamo. Dammi un secondo. Dammi un attimo, te le do, eh. Sono stato ottimista. Stata decisamente ottimista. Ora esagerato. Non finisce. Basta. Ah. Cosa ho preso? Cosa ho preso? Freccia osso putrida, ok, robe pu le robe putride quindi. Mappa, mappa, mappa. Vabbè. Ah, tra poi ho trovato, scusate, ho trovato la roba profumiere. Pantaloni di tessuto grezzo comunemente indossati nell'interregno. Fanta e viaggiatore. Sudare di chi pratica la guarigione si dice vada alla ricerca di nuovi aromi e giardini fioriti e la speranza di alleviare i mali di progenie, presagi e chiunque venga ritenuto impuro. Lo spesso grembiule tipico dei profumieri ha lasciato spazio a una variante più semplice di cuoio leggero. Ovviamente più leggero di quello che ho adesso addosso. Cappello da viaggiatore. Ah, con incastonato da scintipietra viola scuro, si dice sia il frammento di un meteorite, potenzia notevolmente stregoneria incantesimi gravitazionali. Non può essere potenziato. Sono rimasta malissimo. Foschia velenosa, cospargi di veleno l'armamento e sprigiona la foschia tossica con un fendente. L'armamento conserva il potere del veleno per un periodo. Bello. Bello. Basta così. No, c'erano le robe di profumo. Avevo trovato. Avevo trovato il profumo da qualche parte. Le fiale di profumo. Ma non è vero. Non sono pazza. Non sono pazza. C'erano. Vi giuro che c'erano. L'odio sto inventario. L'odio. È scomodissimo. Eccolo. Essenziale per la creazione di oggetti profumieri. L'arte profumiera un tempo era custodita gelosamente nella capitale, ma in seguito al reclutamento dei profumieri durante la disgregazione iniziò a essere praticata in tutto l'interregno. Va bene, quindi sono recipienti. Ok. Quindi. Quindi. Io devo ancora andare qua a prendermi la mappa comunque. Però non posso passare da questo lato. Devo passare dall'altro. Devo passare da qua. Devo passare da qua. Altrimenti non me lo fa fare. Allora io direi un attimo di esplorare.
pentircene amaramente, quindi direi metto un punto qua e un punto qua. Cosa potrà mai andare storto, dico io, no? Figuriamo, cosa potrà mai andare storto? Altro questa registrazione penso che non taglierò niente. Oh no! Porca puttana! Oh, ma è la cattedrale? Fottuto! Non me ne frega un cazzo! Non me ne frega un cazzo! Mi puoi uccidere! Ho vinto io! Ho vinto io! Fottiti! Ti ho sbloccato il luogo di grazia! Fottiti! Totale vittoria! Guarda che faccio! T'ho fatto. Sono bloccata. Sono bloccata! Tu lo sai fare questo? Tu lo sai fare questo? No, fottiti. Ho vinto io, ho vinto. Questo posto è cos'è quella cosa? Facciamoci subito. Oh! No! Possibile. Non è possibile. Guardate che cosa fanno se mi invadono adesso. Ma questo posto è incredibile. Perché lì c'è un gigante che è l'ultimo dei problemi al momento per quanto mi riguarda. Tutto questo è ancora. Ho l'arma merdosa, tipo più 3. Questa roba assurda. Sì, sei brutto e cattivo. Sto posto assurdo. Ah! Ok, questo non l'avevo assolutamente preventivato. Non avevo ipotizzato che potesse lanciarmi i vasi. Ok, me ne vado. Come non detto. Scusate. Non ci provo più. Andiamo via. Vabbè, visto che a questo punto tutto quello che dico si avvera, non lo so, sogno che questa serie se la guardino un sacco di persone. Se la guardino un sacco di persone. Ok, allora. No, no, non è possibile. Vabbè. Vabbè, è arrivato il momento di andarcene. A quanto pare, no. Dio santo. Ok. Ultimo luogo di grazia visitato. Non so se è una buona idea. Credo l'ultimo luogo di grazia visitato sia quello. Questo. Ok, non mi ha visto. Buono, fottiti. Lasciamo stare. Non mi ha visto, io non ho visto lui. Fiamma di Aghil. Un sacco di roba fighissima. Che richiede tutte statistiche. Oh, e i draghi le vogliono la fede. Gli incantesimi vogliono la fede. Le cose brutte, oscure vogliono la fede. Vogliono tutti la fede. Vogliono tutti la fede. Però io un Leroy Jenkins, io un Leroy Jenkins lo voglio provare a fare. Tanto non ho nulla da perdere, a parte la dignità. No, vabbè, ma questa cosa è un incubo incredibile.
Oh schifo, l'avete visto? Sì, facciamo finta che no, eh. Sì. Facciamo finta di niente. Stavo per pure rubare il pasto a lei, questi incubi. Qualcosa è morto. Ah, gli faccio pure malino, eh. Onor del vero, pensavo molto peggio. Ok, questo potrebbe esserti un problemino, eh. No, no. No, no. Cosa stanno facendo? Che stanno facendo? E li lascio scannare. Si stanno scannando. Ah no, coi soldati, coi soldati. Vabbè, dai, basta. Leroy Jenkins ha funzionato. Potrei non essere altrettanto fortunata qua. Qua mi puzza di drago. No. Pensavo mi shottasse. Girala, stronzo. Oh no. Tutto molto chiuso qui. Senti. Se morirsi no, eh. Figuriamoci se muori. Che è tutto questo? Hai droppato? Cosa hai droppato? Elmo da Fante. Non è che magari mi danno roba, magari riesco pure a trovare il dispositivo per aprire la porta, vero? Mi sa di no, quindi la fase Leroy Jenkins potrebbe essere finita tristemente. Tra l'altro lì c'è ancora il gigante che ce l'ha palesemente con me. Non si è dimenticato di nulla. Oh no. Oh no. Niente, devo andare di qua. Per forza. Ok, non so che vi. Non hai visto, non c'è niente, no? Detto cavallo traditore. Apro la porta. Come si apre questa porta? No, siete troppi. Siete troppi. Livello molto alto, però non sono indistruttibili. Comunque, è semplicemente perché non dovrei essere qua. Molto semplicemente. Ecco, questo è un problema enorme. Questo è un problema enorme. Penso che sia il momento di ritirarsi.
Penso decisamente che sia il momento di ritirarsi. Mi stanno lanciando. Allegramente ripreso a lanciarmi di tutto. Fatto una provata incredibile comunque. Non venitemi a dire che non era una provata. Vabbè. Il tempo a nostra disposizione è purtroppo finito. Giusto salgo questa torre per vedere ancora chi è che spara? Chi è che spara? Poverini, non possono. No, 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 no. Dai, dai, no, no, no. E dai, ma porca puttana, dai, come salgo? Mi fanno un po' di block. Cioè, anche volendo. Vabbè. Questa è la vera cosa impossibile. Altro che. La presa della pastiglia. Sono sti stronzi il problema. Vabbè, proviamoci di nuovo. Tra l'altro, non posso manco alzare la telecamera, quindi non li vedo. Tua. Si salgono, mica scemi. Oh no. Oh no, 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 no. Che cazzo? Lo faccio, non me ne frega niente. Io non chiudo questo video finché non prendo quella cosa che c'è di dentro. Poi mi possono uccidere, non me ne frega niente. Vi devo fottere. È mia. Quella cosa è mia. Ho aperto lo scrigno, è mia. Pensate che ridere se si bugga e non c'è niente dentro. Quindi è solo. Io continuo a sperare in qualche. Vabbè, che non avrebbe senso. Cos'è il telecomando del garage? Perché dovrebbe aprire. Perché mai dovrebbe. Ah, non mi hanno visto, tra l'altro. Aia. Perché mai dovrebbe aprire quella cosa? Il castello. Chissà come si apre il castello. No, 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 no. Fottuti! Mio! Oh no, c'è un'altra scala. No! Vabbè. Una cosa per volta. Adesso salgo la scala. Assolutamente asintended. Assolutamente asintended. Non mi fermeranno mai. Non mi arrenderò mai. Questa torre è mia. Mi sono attaccata subito. Si è attaccato subito. Ora baciatevi, stronzi. Voi pensate a fare una cosa del genere su Bloodborne quando è uscito, che aveva più di 40 secondi di caricamento ogni volta, ogni schermata di caricamento. Mi hanno visto? Non mi hanno visto. Chissà cos'è che li triggerà. Visto, beh, qua mi vedono però. Qua mi vedono per forza. Non si scappa. Dai, 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 dai. Ma che cazzo serve salire qua sopra? Cazzo serve? Uccidetemi. Non capisco.
per evitarli e colpirli dall'alto. Vabbè. Ok, anche questa è fatta. Scusate, le ho dato una botta al microfono. Ok, a questo punto. A questo punto. Vabbè, lo facciamo. L'ultima cosa che facciamo è cercare di prenderci la mappa di questa zona. No, 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 aspetta. Ci prendiamo la mappa, che mi dà troppo fastidio. Ah, tra l'altro, vi vorrei fare notare che cosa c'è qua. Pure piccolo, quindi pure difficile da ammazzare, devi stare davanti. Non lo puoi attaccare da sotto, hai una opzione in meno. Ma che incubo di zona questa, terrificante. Una alte cosa? Veramente, eh? Ho preso breccia, trancio di carne. Sì, vi ho rubato il cibo, esatto. Eccolo. Eccolo qua. Dracotundolo di Greyroll. Oh, sì. Figo, figo. Mi manca la parte sud. Mi manca questa. Non so, probabilmente si sbloccheranno anche qua, c'è sicuro qualcos'altro ovviamente. Ok, c'è la fatiscente del punto di sosta. Ah, sono dentro. Quindi no, adesso vabbè, no, che, vabbè, lo facciamo durare un altro pochino, dai. Durare un altro pochino. Oh no, lì come ci arrivo? Non di qua. Decisamente non di qua. E tu? Oh, arboscello, dolce arboscello di un oro glorioso. La tua lacrima di cristallo è matura? Arboscello. Vabbè, sì, certo, rispetto a quello. È un arboscello. Che carini che ci sono i fantasmi. Poi sono tutte anime sofferenti, comunque, palesemente. Quindi sto andando nella direzione sbagliata, seguendo il segnalino sbagliato. Sono molto soddisfatta della mia attenzione. Per fortuna non ho fatto danni. Tutto questo devo. Oh no. Verrà altamente ignorato il nostro amico. Troppo molesti questi orsi, non mi piacciono. Non mi piacciono come nemici, come boss, men che meno. Tra l'altro dobbiamo ancora farlo, cioè. Chiaramente una persona che lo fa. Ma uno si è svegliato. Uno si è svegliato. Non è un problema. Talismano Ascia, buono. È incazzatissimo. Non mi ha visto. Non mi ha visto. Ma sa che ci sono. Tieni i materiali. Oh no. È arrabbiatissimo.
E c'era chiaramente qualcuno che ulula comunque. Era chiaramente qualcuno che ululava, non era. Non era un lupo. Era una persona che faceva. O forse no, forse erano solo brutti lupi. Ciao. Guardate quanta roba c'è. Guardate quanta roba c'è. Alfa. Vabbè, voi guarda, dopo l'incubo. Dai. Vabbè, l'ho colpito in ritardo praticamente. Ah, qua c'ero stata con Torgunna. Non dovrebbe esserci niente di che, solo rune. Solo appunto le runette, ce ne sono alcune più grosse, altre più piccole, ma niente di importante. Ok, poi qui c'è un inferno di schifo disgustoso. Lasciami stare. E dai, palle. Ma vaffanculo, via dai coglioni. Ma levati dal cazzo. Io boh, veramente. Manco l'avessi attaccata. Vaffanculo. E non posso aprire la mappa. Non posso aprire la mappa. Io non ho sta cosa che non ho. Che non ho la stabilità, mi dà un fastidio. Che ogni scorreggia mi fa sbilanciare, mi dà troppo fastidio. Perché in realtà non è che sono vestita più di stracci, solo che sono armature schifose. Allora. È tempo di ponte. In realtà qua ho fatto un giro scemo perché qui c'è una roba che ho ignorato. Mi sa che qua c'è un luogo di grazia che ho ignorato. Si vai, eh. No? Qui dove sono? Tipo lì che c'è? Gente morta, perfetto. Strano. Chi l'avrebbe mai detto? Qui ovviamente io sto esplorando malissimo. È giusto. Ah, è giusto per sbloccarmi i punti, ma poi poi ci sarà la fase spippolamento profondo. Tipo, cioè non sto facendo dungeon, non sto cercando dungeon, è giusto per l'avventura, no? Di trovare il modo di sbloccare mappe e tutto quanto. Allora, ignoriamo tutto. Dobbiamo superare quel ponte. Costi quel che costi. Di qua. Questa è una roba brutta, molto molesta. Ah, tra l'altro lì c'è un'altra cosa. E c'è un'altra prigione, mi sa. Fammela sbloccare, fammela individuare. Galera eterna elimina. Ah, è sempre la stessa? No, eh no! Eh no, appunto. Lì mi era l'acre, però questa. Boh, vabbè. Si chiama nello stesso modo, non so che dire. Ma lì c'è sicuro. Ho visto una di quegli aggeggi. Ah! Mamma mia. Adesso lo faccio vedere.
Lì c'è roba di stelle, probabilmente. No, ci sono già stata qua. Non me lo ricordo, può essere. Sono così rincretini. Beh, arrivano frecce magiche intanto. Basta. Lasciatemi stare. Eccoci. Allora. Che figo, cioè, fare una cosa del genere, che figata. Chissà perché c'è la statua di Marika qua, non riesco proprio a indovinare perché. Allora, Leroy Jenkins parte 2, anche se minimamente paragonabile all'incubo. Abbiamo vissuto poc'anzi. Questo è buono. Ok, altro luogo di grazia, penisola del pianto. Allora. Ok, non è neanche visibile ancora la stele. Tra l'altro. Hello? Is somebody there? Might I bend your ear for a moment, please? Sì. My name is Irina. Sono fuggito dal castello I've di a servant Morn. I there, servi si sono and ribellati. Non so cosa sia I can't accaduto. be La vista sure what debole it fin is. dalla nascita. Quasi My eyesight's been weak since in live birth, ho you fatto una see. battuta e le ho But I proposto di swear togliersi I la heard benda. frightful howling Potrebbe from all essere over. My una good father fortuna. secreted me out the castle, but decided Mi sono himself sentito to a stay. combattere, era suo dovere di comandante. I. Io temo per la The vita di mio padre, i servants are servi full sono of wrath, infuriati, nutrono un odio profondo filled verso with ognuno di hatred noi. since E come for every one of the companions I escaped infatti sono with. tutti morti. They haven't spared a soul. I fear it's no different at Castle Morn. Please, would you mind Potresti taking a risalire a letter mio my son padre, il mio wishes unico that he desiderio è che escape? abbia salvato la vita, anche a costo di Then sacrificare please. l'onore. Thank you. Then please. Ok, lettera di Irina. Scusate. Deliver it to my Porta mio father, padre è rimasto a who difesa del remains no. castello. Please. Se puoi If you raggiungi don't il castello e mind, consegni a mio padre la you lettera che can ti be ho dato, un stubborn. uomo ostinato, ma sono certa But che I'm sure. cambierà idea. E, infatti, la lettera è questa. Ricevuta da Irina, indirizzata a suo padre, comandante del castello di Morn. Prezioso fazzoletto di seta macchiato di sangue su cui si scorgono delle parole. Ok. La prossima volta faremo il castello. Castello sbagliato, visto che noi dovremmo andare da tutt'altra parte. Vedete? Ci dobbiamo fare tutta questa parte simpatica con tutti questi simpatici animaletti. Ci vogliono tanto bene. E io ho trovato quello che volevo, tra l'altro. Per culo. Ho trovato assolutamente ciò di cui avevo bisogno, che sapevo ce ne fossero in questa zona, appunto. Ah, eccola. Vabbè, allora facciamo così. Andiamo alla stele. No, perché mi mancava una pietra per poter potenziare quest'arma. Sono veramente rare. Cioè, sicuramente ci sarà un momento in poi ritroverai termine tecnico e attingi te. Però per adesso sono veramente rare. Quindi. Vabbè, tu mi vendi. Messaggio contenente brevi informazioni e questo, incremento PV massimi, che mi interessa molto. Quindi io adesso quello che farò sarà. Deludentissimo risultato, me ne rendo conto. Non finisci yet. E basta. Kukri, lancia nemici per infliggere danni e accumulare sanguinamento. Beh, oddio, questo potrei metterlo al posto di ste cacatine. In realtà, tra l'altro, scalano la destrezza. Scalano la destrezza. AS. Mamma mia. Ok, e quindi adesso
Andiamo. Sblocchiamo la mappa. Sblocchiamo la mappa e vediamo di potenziare finalmente questa maledettissima arma. Ok. Porca puttana, giusto! Giusto. C'è il cecchinatore. In realtà è un super merdone lui. Lui è solo scarso. Solo che se ti piglia, mi sa che ti piglia male. Caracca. Guardate che bello che è. Guardate che bello che è. Dove non mi piglia? Guardia qui. Missione compiuta. Poi in realtà non le userò queste, cioè questi teleport ce li ho per comodità, ma è perché mi piace avere la mappa il più completa possibile. Ma in realtà ovviamente dobbiamo esplorare tutto quanto. Ci mancherebbe altro. Guardate quanto è, tanto l'abbiamo sistemata questa mappa. Guardate quanto cacchio ci manca ancora. Perché non mi venire a dire che qua non c'è niente, perché non ci credo mai. Ok. Adesso dovrei avere la possibilità di potenziarmi l'arma. Finalmente. Tra l'altro non posso toglierla alle due mani qua. Tu continui a non parlarmi, vero? Che poi è una maschera la sua. Sembra un po' troppo tic per essere, per non essere una maschera. Tra l'altro guardate che bella l'arma che ha. Però oddio, sembra, non, sembra proprio morto marcio. Perché guardate, ha pure l'armatura, è completamente arrugginita. Allora, io, bello, tre stanze e io comunque mi perdo. Ok, mica mi sono scordata che c'è l'invasore là sotto comunque. Well, ah, non mi fammi capire un secondo. Ah, ok, ce l'ho. Guardate però quanto. Cavolo. È che non è la mia arma definitiva. Ci devo pensare. Ci devo pensare. Però è più 3, è proprio scarso. Vabbè, abbiamo fatto veramente un sacco, quasi 2 ore. Penso che farò parte 1 e parte 2 da pubblicare, lo pubblicherò insieme, però separate in due perché è troppo. Mi sono lasciata prendere la mano e che non mi riesco a fermare. Quindi. Riposo, riposo, ok. È figo. Ok. 2 semi d'oro. Ok. Però non ho trovato lacrime. Non ho trovato lacrime sacre. Quindi, ditemi cosa ne pensate. Io vi ringrazio per l'attenzione. E noi ci sentiamo, ci vediamo in un prossimo video.